Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide e quest'oggi andiamo a ritrattare alcune notizie che sono uscite proprio in queste ultime ore. Però prima di andare a parlare di queste ultime notizie, volevo mostrarvi un po' il mercato. Allora andiamo a vedere direttamente con CoinMarketCap, il nostro grandissimo occhio sulle criptovalute, che ci sta portando un bel 45% di Bitcoin Dominance che continua a salire, perché purtroppo la gente sta iniziando a perdere un po' di fiducia per quanto riguarda le altcoin. Una Bitcoin Dominance che poi non è per niente male alla fine. Vedete, qui è vero, ha toccato dei picchi pazzeschi a dicembre 2017, addirittura 65%. Adesso però stiamo ritornando a salire. Normalmente quando c'è una Bitcoin Dominance del genere, con una market capitalization bassa, praticamente sappiamo bene che porta soltanto delle notizie non tanto buone. Cosa significa? Significa che il mercato delle criptovalute è totalmente in perdita, perché tutti coloro che hanno i soldi nelle criptovalute altcoin le vanno a trasferire su Bitcoin, che ha un valore molto più stabile rispetto alle altre e al massimo perde il 5, 6, 10, 15%, mentre una criptovaluta come tra parentesi 15%, per farlo ci perde comunque una settimana anche certe volte, mentre criptovalute più piccole con valori più bassi perdono dall'oggi al domani anche il 10-15% e si ritrovano con il meno 50% nel giro di un mese, mentre Bitcoin comunque regge sempre botte e poi insomma è la prima criptovaluta, ragazzi. Per quanto riguarda la market capitalization, ormai si aggira tra i 260.000 e i 250.000, quindi ha un gap di soltanto 10 billion dollar, soltanto, magari li potessi avere io 10 billion dollar, però insomma c'ha questa market capitalization che non riesce a partire. Ethereum continua a rimanere $380, perfetto, stabile. Cioè ragazzi, se uno va a investire su Ethereum momentaneamente fa il botto solo e soltanto perché Ethereum sta mantenendo in una maniera strabiliante il mercato. Andiamo a vedere le top gainer, che saranno Tron, Tron con un 27%, poi EOS con un 10%, Omisego con un 7% e poi Binance Coin, vabbè, ha fatto soltanto 2 punti. Mentre volevo mostrarvi Verge che ha perso praticamente da qui a qui, per una motivazione che adesso vi andrò a spiegare, però soprattutto nelle ultime ore, ha perso soltanto un 7%, però vi voglio mostrare una cosa. Allora, c'è stato un attacco hacker per quanto riguarda la criptovaluta Verge, risponde ad un presunto attacco hacker lanciando un hard fork accidentale. Cosa significa? L'attacco hacker, secondo un utente OC Miner, un utente esperto, dice che è avvenuto tra il blocco, questo numero, quindi 20.14.060, e il blocco 20.26.19.6. Quindi in questo intervallo di blocchi c'è stato praticamente un attacco hacker. Questo attacco hacker è andato a utilizzare delle falle che ci sono all'interno del sistema di Verge. Qui dice: al momento Verge è sotto attacco il 51%, reso possibile da un bug di retargeting del codice della criptovaluta. Praticamente io non ne capisco niente, però insomma è ciò che ha detto OC Miner su Bitcoin Talk, un forum molto importante per quanto riguarda le criptovalute. E cosa hanno fatto per cercare di bloccare questo attacco hacker? A causa di numerosi bug del codice di XVG è possibile minare nuovi blocchi con un timestamp falsificato. Praticamente cosa significa? Quando tu vai a minare, quindi a confermare i blocchi, ogni blocco ha un nel codice viene inserito anche il giorno e il momento in cui viene confermato. Al momento della conferma del blocco vengono rilasciate altre criptovalute che danno la possibilità di ricevere il compenso praticamente al miner che ha generato e confermato il blocco. In questo modo, con questo bug, si riusciva a creare una conferma di blocchi falsa con un timing cambiando insomma il timing. Cosa significa? Che se
adesso io vado a confermare un blocco e lo dico che questo blocco è stato creato e quindi confermato a 00:46, quindi a mezzanotte e 46 di oggi. Però un'altra persona con questo bug va a creare il blocco con lo stesso numero, ma 10 minuti prima, 15 minuti prima, praticamente quel blocco che è stato confermato prima, anche se falsificato, andrà a prendere il posto del blocco che ho confermato io in maniera corretta. Questo cosa significa? Che tutte le transazioni all'interno di quel blocco verranno sovrapposte con quelle del blocco falso e quindi praticamente si crea un danno enorme. In seguito a questa segnalazione, SunRock ha tentato di risolvere il problema lanciando erroneamente un hard fork. Praticamente è stato lanciato un hard fork perché? Perché è stata fatta una modifica all'interno della blockchain di XVG, quindi di Verge, per andare a insomma eliminare questi bug. Però andando a eliminare questi bug, praticamente si è andato a creare un'altra blockchain. Quindi tutti i miner, tutti i wallet comunque collegati direttamente alla blockchain madre, praticamente hanno cessato di funzionare in maniera corretta. E tutto ciò è stato insomma una creazione di un hard fork come soluzione, una soluzione abbastanza stupida se poi ci pensate. Cioè, uno c'ha dei danni, cosa va a fare? Va a modificare e va a creare un hard fork. Praticamente è stato un errore grossolano creato proprio da SunRock, che è andato a aggiustare diciamo i bug. E questa è una delle notizie di oggi che ha fatto calare praticamente il prezzo, ha perso il 25% del proprio valore praticamente, quindi ha perso il 25%. Mentre c'era un'altra notizia, un secondo che la vado a cercare, eccola qua. Questa è una notizia abbastanza interessante perché all'interno del Play Store, quindi dello store di Android di Google, è stato rilasciato il primo wallet che utilizza la tecnologia Lightning Network. Questo si chiama Eclair Wallet, sviluppato dalla startup ACINQ, che ha sviluppato questo wallet che funziona praticamente sulla blockchain di Bitcoin. Può essere o un wallet normalissimo, quindi nel quale si possono andare a mettere i propri guadagni di Bitcoin, insomma i propri Bitcoin, o può essere anche utilizzato e quindi implementato, perché supporta il Lightning Network. Quindi in questo modo un'altra persona che utilizza il Lightning Network basandosi su momentaneamente solo questo wallet, perché è l'unico che supporta momentaneamente la tecnologia Lightning Network, può pagare tramite la transazione con Lightning un'altra persona per uno scambio di beni e servizi. Quindi praticamente abbiamo incominciato ad avere la prima applicazione ufficiale per quanto riguarda il Lightning Network. Eppure, pur avendo rilasciato questa roba, continua a non esserci un incremento del mercato. Praticamente stiamo sempre e comunque al solito punto. Ragazzi, quindi la vedo abbastanza critica, anche se oggi nelle ultime 24 ore ha fatto zero, io la vedo proprio critica, cioè proprio strano. Negli ultimi 7 giorni comunque ha fatto soltanto un meno 5 Bitcoin, ecco perché vi dicevo è molto stabile. Ethereum praticamente invece ha fatto un meno 2, quindi nelle ultime 24 ore 0 e nell'ultima ora un più 1. Quella che ha perso praticamente di più nelle prime diciamo 10 è stato Bitcoin Cash un 11% e IOTA un 10%. Mentre quella che ha fatto il miglior top gain è stato EOS con un 10% nelle ultime 24 ore, con un 4% negli ultimi 7 giorni. Voglio andare a vedere se magari si sono caricate altre news ultime. No, sono sempre le stesse. Bene, e andiamo a vedere per ultima, ma non ultima di importanza, TradingView, per andare a vedere come va insomma il mercato delle cripto, il grafico di Bitcoin.
Bene, allora abbiamo un Bitcoin che momentaneamente viene quotato a 6.791 dollari, viene scambiato su Bitfinex e praticamente ha soltanto lateralizzato all'interno di questo intervallo, intervallo che va dai 7.500-491 dollari, quindi 7.500 dollari fino a un picco massimo di 6.400 dollari, quindi circa 1.000 dollari di gap, però levando gli spike possiamo vedere 7.400. 6.700, quindi stiamo parlando di 4, beh, comunque stiamo parlando di una bella botta, 700 dollari, non è poco per un valore di 7.000 dollari, quindi praticamente un ben 10% del valore viene giocato all'interno di questo intervallo Bitcoin momentaneamente. Grazie per aver visto il video, vi ricordo di mettere mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale e di andare a visitare la mia pagina Facebook e il mio account Steemit, Davide.Vasco. Grazie per aver visto il video e al prossimo video. Ciao!